Brutte notizie per coloro che non hanno un posto al coperto. Sembra infatti che la pioggia battente non accennerà a diminuire nel corso della serata. L'atmosfera a bordo campo è piuttosto surreale per la verità, ma a dispetto delle condizioni atmosferiche, gli spettatori non si sono lasciati intimidire. Sono ben pochi i posti rimasti vuoti ed entrambe le tifoserie non faranno mancare il loro supporto alle squadre in campo. E questa è una struttura dir poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. In campo grandi nomi su due maglie importanti per questo sport. Un vero piacere per gli occhi, anche per i tifosi neutrali. Senz'altro, da questa gara non dipende nulla, ma potrebbe essere uno stimolo per i due allenatori di sperimentare nuovi modi. Potremmo assistere a un incontro giocato a viso aperto. Di certo è quel che si aspettano i tifosi a corso allo stadio. La partita è iniziata. Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi? Credo che Dzeko meriti una menzione speciale. È un grande goleador e sa anche creare occasioni per i compagni. Inoltre ha una grande dote, va sempre a segno nelle occasioni importanti. E questo è un valore aggiunto incredibile. Calcio di punizione per l'Inter. E l'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti, alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. Ora sa di essere marcato a vista. Un altro fallo e potrebbe vedersi sventolare in faccia un cartellino. La carica agonistica va bene, ma non deve esagerare. Sané si allunga per arrivare al pallone. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Skriniar. Adesso Fabio, c'è molto movimento sugli esterni. Eh sì Luca, l'ho notato anch'io, è vero. Credo che stiano provando ad allargare gli spazi per favorire gli inserimenti al centro o per cercare di mettere palloni pericolosi in mezzo. La toglie dalla porta. Ha messo la palla al portiere. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Libera, ma il pallone non va molto lontano. Elegante. Cross verso il centro. Spazza il pallone. Sané. Cerca l'uomo là davanti. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Barella. Provano a ripartire da dietro. Nessuna delle due squadre finora ha trovato la via del gol. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Calcio di punizione per l'Inter. Çalhanoğlu sceglie tocco corto. Brozovic cerca un varco con un pallone lungo.
sulla destra, scatta verso il pallone, si libera alla grande. Sané riceve un bel pallone, cross di Sané, palla allontanata senza troppi complimenti. Sané, ecco un altro cross, va di testa e c'è il gol del Bayern di Monaco. È intervenuto molto bene sul cross, grande colpo di testa il suo. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. Si riparte dall'1-0. Da azione, reazione. Questo vantaggio causerà la risposta immediata degli avversari, questo è sicuro. E adesso per noi viene il bello. Prova la giocata di Fino. Barella. Grande prova di forza. L'appoggio sulla fascia. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Mané, e trova bene il compagno e passa. Coman la mette in mezzo, bell'intervento del portiere. Occhio al tiro, bel tiro ma sul portiere. Probabilmente aveva mirato all'angolino ma non è riuscito a metterla lì. Bastoni, un solo gol a referto fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Scodella in avanti. Sané. Mané. Pericolo. Çalhanoğlu. Di Marco. Ribalta il gioco sull'altra corsia. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Merito alla squadra per il vantaggio. Inizia adesso il secondo tempo. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza. Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Mané, prova a prolungare. Scatta verso il pallone. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Çalhanoğlu. Sané. Davis. Sané, autore di un assist oggi. Lungo passaggio in avanti. Spazza via senza fronzoli. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Skriniar. Solo un gol tra le due squadre. Vantaggio fragile. Tocco morbido. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Assolutamente. Velocizzare il gioco con la verticalizzazione.
e riesce a spazzarla via. Davis, Sané, deve buttare dentro un cross, passaggio smarcante, ora deve segnare, riceve un pallone, Mané è ben posizionato e spazia via la palla. Kimmich, passaggio sulla destra, Coman, cross verso il centro dell'area. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Sané, Davis, è libero di creare pericolo, è in posizione per il cross, preferisce il retropassato, può provare, supera la linea, gol! Vantaggio di 2 gol, la partita si mette in discesa. Il Bayern Monaco ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco, il mister vuole cambiare qualcosa. Credo che questo cambio arrivi troppo tardi. Sai, per qualsiasi giocatore è davvero difficile ribaltare le sorti di una partita in così poco tempo. E si riparte da un netto 2-0. Pallone lungo in verticale. Allarga il gioco con pallone a sinistra. La gioca sulla destra. Prova a giocarla in profondità. Coman. Bel pallone. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. Dunque, rimessa laterale. Vinto. Decide per un'altra sostituzione. Mkhitaryan avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Mkhitaryan, Brozovic, Bastoni, c'è la palla lunga in avanti, palla a Correa, Çalhanoğlu, Çalhanoğlu, il suo pallone è morbido, si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Hanno lottato dal primo all'ultimo minuto e hanno conquistato una grande vittoria. Hanno sempre mantenuto la giusta concentrazione. Ora sì che possono godersi questo trionfo. Eccoci qua, Luca. Allora...